4.400.000 unità di farmaci contraffatti sequestrati, 37 gruppi criminali organizzati smantellati, 121 arresti e 2.500 link online chiusi. Queste sono le cifre dell'operazione mondiale condotta da Europol, alla quale hanno partecipato 90 paesi, lo ha reso noto la Presidente della Commissione europea. Secondo le nostre agenzie, la quantità di criminalità informatica nell'Unione Europea è aumentata e il numero di farmaci contraffatti, come spray disinfettanti o cure miracolose venduti online, è sbalorditivo. I prodotti medici più spesso offerti online in questi giorni sono mascherine chirurgiche contraffatte. Se viene sviluppato un vaccino contro il nuovo coronavirus, il vostro governo e le istituzioni pubbliche lo annunceranno. Lo saprete da fonti attendibili. Le mascherine chirurgiche contraffatte in questo periodo di lotta contro il Covid-19 sono l'articolo sanitario più venduto per via telematica. Anche le truffe online sono in crescita con la popolazione in confinamento che si affida spesso all'e-commerce per evitare di uscire o più semplicemente per penuria di questo tipo di prodotti in farmacie e supermercati.